Buongiorno. 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 Sono Andrea Paloschi. Salve. Buongiorno Andrea. Io le volevo chiedere, vista la situazione attuale di crisi sociale, ma soprattutto economica, che sta investendo tuttora il nostro paese, lei ritiene che l'università abbia fatto il possibile per venire incontro alle esigenze, alle problematiche economiche degli studenti iscritti, visto anche il fatto che non hanno potuto usufruire delle strutture e dei servizi di cui dispone l'università? Grazie. È una bella domanda, naturalmente. Diciamo che abbiamo cercato di dare, con tutti i limiti della DAD e di quant'altro, gli stessi servizi che davamo a voi in presenza, però sicuramente il discorso presenza è mancato. Siamo aperti a tutti i suggerimenti e le richieste, perché poi alla fine voi siete i nostri datori di lavoro, no? Per cui quando c'è un datore di lavoro bisogna ascoltarlo, sennò perdi il lavoro alla fine. E quindi siamo molto attenti ai suggerimenti possibili. Io non me la giocherei sul puro aspetto economico, perché l'aspetto economico alla fine può essere fuorviante, ma bisogna valutare invece quale può essere il valore aggiunto, ovvero l'università deve cercare, in un momento di difficoltà come questo, di darvi gli strumenti per poterla affrontare, ovvero cercare di darvi anche le opportunità migliori, avendo una visione su quello che potrebbe essere il futuro, per prepararvi ad affrontare un mondo che sarà diverso, sicuramente. E quindi investire le risorse che abbiamo nel cercare di portarvi dentro una nuova realtà, che è nuova e quindi va un pochino esplorata. Però la nostra esperienza deve servire a questo, di darvi un'arma in più per affrontare le difficoltà. Non è lo sconto sulla rata studentesca che può fare la differenza, cioè lo fa, e in questo ci si può attivare. Però secondo me è limitativo, bisogna cercare di andare oltre, perché oltre vuol dire, è come fornire la tecnologia a un popolo che ha fame per seminare del grano o mandargli giù un sacco di grano. Quindi devi renderlo un pochino più indipendente. E questo è quello che vogliamo darvi, cioè darvi gli strumenti per affrontare la crisi in un prossimo futuro e far fronte alle difficoltà che ci saranno. E darvi gli strumenti vuol dire formarvi al meglio, ma anche in base alle esigenze di mercato. Questa è la scommessa nostra, assolutamente. Poi naturalmente, grazie. Se ci sono delle difficoltà, venirvi incontro. Grazie a lei.